Ciao ragazzi, oggi io e la maestra Roberta vi parleremo degli animali che sono comparsi nel mondo 228 milioni di anni fa. I dinosauri! Le prime forme di vita erano minuscole, talmente piccole che non si potevano vedere ad occhio nudo e vivevano solo nell'acqua del mare. Col passare di moltissimi anni, quando sulla Terra comparvero le piante, finalmente alcuni anfibi decisero di uscire dall'acqua. Questi anfibi preistorici riuscivano a vivere contemporaneamente dentro e fuori dall'acqua. Ed è qui che parliamo di dinosauri. Questi esseri hanno vissuto sulla Terra 165 milioni di anni, un tempo lunghissimo, difficilissimo anche da immaginare. Sì, un periodo lunghissimo che ha visto tanti tipi diversi di questi animali: erbivori, carnivori, volatili, terrestri, acquatici. Le specie dei dinosauri erano 1047. Popolavano il cielo, la terra e il mare. E l'ambiente ideale per la vita dei dinosauri era quello della palude. Tipico dei dinosauri in generale era la loro pelle squamosa, cioè formata da squame. E un'altra cosa che li accomunava era il loro modo di riprodursi. Tutti i dinosauri, infatti, deponevano le uova. Un fatto interessantissimo è che i dinosauri, così diversi tra di loro, facevano parte di una stessa categoria, vivendo quindi nello stesso ecosistema. L'ecosistema, appunto, è l'insieme degli esseri viventi che vive in un unico posto e che interagisce con tutto quello che è il non vivente, come per esempio il sole, il mare, la terra. Esatto! Tutti i dinosauri vivevano in un ecosistema che funzionava alla grande. Gli erbivori avevano abbastanza erba e piante da mangiare, vivevano in branco e non erano molto scattanti, però stando tutti insieme potevano difendersi dai dinosauri carnivori. I dinosauri carnivori invece erano feroci, scattanti e avevano dei denti affilatissimi. Anche se può sembrare strano, lo sapete che i dinosauri più grandi erano gli erbivori? I carnivori erano molto più piccoli. Oggi abbiamo imparato davvero tutto sui dinosauri. Sì, vi faccio un piccolo riassunto. Si riproducevano deponendo uova. Avevano generalmente la pelle squamosa. Ed erano erbivori, carnivori e onnivori, che significa mangiare un po' di tutto. L'ultima cosa che c'è da dire è che i dinosauri, dopo essere vissuti sulla Terra per 165 milioni di anni, si sono estinti. Oh, e ci sono tantissime teorie sulla loro estinzione, ma la più plausibile si riferisce a quella di un asteroide che si è improvvisamente schiantato sul pianeta Terra. Oggi abbiamo imparato davvero tutto sui dinosauri. Grazie per la vostra attenzione. Ciao ragazzi, vi aspetto al prossimo video.